Un'altra bella iniziativa dell'Accademia Cappellini della Spezia, che è rappresentata qui nei nostri studi dal suo presidente Giuseppe Benelli, professore e appunto presidente dell'Accademia Cappellini. Con lui due ospiti di riguardo, la signora Gabriella Chioma, che è la propositrice di questa iniziativa, e il signor Massimiliano Ghirlanda, lo sponsor un po' di questa iniziativa, ma poi entreremo un po' nel merito per capire anche perché e per come. Ma partiamo subito dal presidente dell'Accademia Cappellini. Si parla di un grande personaggio spezzino, Curzio Vivarelli. Che cosa succederà nei prossimi giorni? Allora, il Curzio Vivarelli non è spezzino. È veronese. È veronese, ma è un personaggio di levatura internazionale. Non solo per la sua produzione letteraria, ma soprattutto per le sue incursioni nel mondo dell'arte contemporanea, su cui ha scritto cose importantissime, ma soprattutto ci dona con questa mostra di disegni colorati, 50 disegni colorati, ci offre un panorama della sua arte. Fantasie russo-veneziane nel Golfo della Spezia. Portare la cultura russo-veneziana alla Spezia è un trait d'union particolarmente felice. Venezia è la città del respiro internazionale. Venezia accoglie la grande cultura tra l'Oriente e l'Occidente ed è espressione di quello stupore, di quella meraviglia che si rinnova tutte le volte che abbiamo la possibilità di andare in questa città. La presenza e la cultura orientale, e in particolare la cultura russa, è rivista dallo sguardo di Vivarelli attraverso il linguaggio dell'architettura. È l'architettura l'arte per eccellenza del nostro tempo, perché riassume poesia e musica e riesce a farlo con una sensibilità e con una capacità di coinvolgimento unico nel panorama pittorico internazionale. Portare Curzio Vivarelli all'Accademia significa per noi, legati a questa istituzione che è lunigianese, che rappresenta il cuore della Lunigiana, io ricordo sempre che l'Accademia è intitolata Accademia Lunigianese di Scienze Giovanni Cappellini. Il fatto che nel Borgo del Prione, che ha dato nome alla Spezia, esista un'Accademia Lunigianese fa capire che questa città, se non coglie questa radice lunigianese, non coglie la sua identità. La Spezia è lunigiana, da non confondersi quindi con la Lunigiana piccola della Val di Magra. E questo respiro lo vogliamo riproporre in tutti i nostri eventi. Ecco perché quando Gabriella Chioma mi ha proposto questa mostra, che non si limita semplicemente a una mostra, ma che vuole essere anche un momento critico dell'arte contemporanea italiana, una riflessione su quello che io chiamo i sentieri interrotti della pittura contemporanea. Perché se noi seguiamo la pittura contemporanea ci rendiamo conto che ci smarriamo spesso, che questi sentieri ci portano inevitabilmente in una foresta, in un bosco dove non sappiamo più dove andare. Ebbene, Curzio ci prende per mano, Curzio Vivarelli ci prende per mano e ci sa condurre in un orientamento di luci e di colori. Entriamo un pochino di più in questo personaggio, comprendere di più chi è, che cosa fa, quali sono le sue caratteristiche. Dunque, questo personaggio è assolutamente si può chiamare un outsider, perché fuori da qualsiasi conventicola di scuola, eccetera, eccetera. È un molto noto a livello internazionale perché ha esposto proprio questi disegni a Mosca, all'Accademia Solženicyn, ha esposto a Berlino, ha esposto a Dresda, attualmente ha una mostra in corso anche a Napoli e dipinge anche ad olio, su tavole, olio, fa pittura astratta e quindi è un personaggio diciamo di notevole interesse, noto soprattutto, come ripeto, più all'estero perché ha molti contatti con varie università, varie istituzioni internazionali. Ecco, le caratteristiche della sua pittura? Dunque, come pittura a olio, cioè a tempera, lui dipinge su tavola e è una pittura astratta, ma un astratto
particolare, non un astratto informale, ma un astratto geometrico, perché poi lui riprende sempre anche dei riferimenti, come fa anche qui nelle fantasie, anche al mondo classico. Per esempio, nelle fantasie russo-veneziane, lui ha interpolato non soltanto gli elementi russi, ma anche elementi mitici, elementi greci. Vedendo anche i suoi disegni, noi troviamo delle riproduzioni di templi greci, eccetera, e ha questa, diciamo, filosofia, aiutami un po' tu che sei filosofo, certo. Ha, diciamo, questa filosofia di riscoprire il moderno nell'antico, e l'antico nel moderno. Ecco, noi abbiamo qua appunto un Deplian che avete portato, una specie di catalogo, sì, diciamo così. Una specie di brochurina. Di brochurina, ecco, si intravedono anche dei paesaggi, ecco, sì, anche questa caratteristica. Ecco, questo è un omaggio che lui ha fatto a Dottori, ispirandosi ad un quadro di Dottori sul Golfo della Spezia, però l'ha interpretato alla sua maniera. Ecco. Sembra poi di intravedere un po' Porto Venere, forse, è Porto Venere, con una immagine qua meno... Questa è la chiesetta russa, dove lui ha inserito in Porto Venere questa chiesetta russa. L'idea di inserire degli elementi russi nella laguna veneziana, e celebrando una Venezia, non la Venezia aulica, quella dei palazzi dogali, eccetera, ma invece la Venezia della periferia. E gli è venuta in seguito a degli eventi, ricordando degli eventi storici, quando nel 1944 i cosacchi sono stati per un certo periodo nella Laguna Veneta. E quindi questo a lui gli ha dato l'ispirazione per immaginare questi inserimenti di elementi russi, tipo giusto le chiese ortodosse, le varie case russe, eccetera, nella laguna. E ha ideato, perché siccome lui ha fatto ingegneria, è laureato in matematica, però non fa il professore perché ha preferito scegliere l'attività artistica a tempo pieno. Bene. Cosa posso dirle altro? Poi entreremo un attimo un pochino anche appunto nel perché venire a visitare questo momento, questa mostra, questa esposizione. Ma sentiamo il signor Massimiliano Ghirlanda. Come mai l'idea di, diciamo, sostenere, sponsorizzare un po' questa iniziativa? Sì, come appassionato d'arte oppure con altre motivazioni? In realtà sono altre motivazioni, cioè sono motivazioni legate al fatto che l'azienda di cui sono amministratore ha un legame forte con il territorio spezzino, che ha sempre avuto tradizionalmente, e quindi quando può è ben lieta di contribuire alla vita culturale del territorio, il territorio in cui la nostra azienda è nata e di cui fanno parte le persone che ci lavorano nella stragrande maggioranza, per cui è ovvio che ci sia questo legame. Poi il desiderio appunto di contribuire è un desiderio che è presente sin da tanto tempo nella nostra azienda, dai tempi in cui mio padre, che è stato un grande amico di Gabriella Chioma, ha affidato a lei la redazione di i primi libri che noi facciamo tutti gli anni, come a fine anno. Come Strenna. Come Strenna, che poi doniamo a conoscenti e anche ai clienti, anche per le persone che sono legate a noi sul lavoro. E sono sempre libri che riguardano Spezia o comunque il territorio intorno a Spezia. In particolare ben 7 libri sono stati curati da Gabriella Chioma, se non sbaglio sono 7. Sì, e riguardano soprattutto aspetti storici di Spezia, aspetti non della storia molto lontana, ma della storia un po' più recente. E quindi insomma, la collaborazione con Gabriella è sempre stata molto fruttifera, molto piacevole. Quando lei mi ha sottoposto questo progetto, io l'ho trovato subito interessante, e a parte che lo faccio anche sulla fiducia, perché venendo da lei
pur non essendo un esperto di arte, posso essere tranquillo, posso avere fiducia che il progetto argomento è un bel argomento, e comunque questi disegni mi sono assolutamente piaciuti. E quindi fa parte della nostra consuetudine quella di cercare di contribuire, di aiutare queste iniziative. Ecco bene, quindi la signora Gabriella è, diciamo così, un tradunion tra voi e questa mostra, e poi ovviamente da garanzia anche l'Accademia Cappellini, assolutamente, che poi, diciamo così, è il punto di riferimento culturale della nostra città. Anche voi avete accettato quindi di buon grado questa iniziativa, professore? Sì, l'abbiamo accettata perché la collaborazione con Gabriella Chioma è una collaborazione che è già iniziata in altro per presentare il suo ultimo libro. Gabriella Chioma è l'intellettuale spezzina più importante, anzi definirla spezzina è riduttivo perché ha un respiro nazionale e internazionale. Non solo si è occupata di storia della Spezia come nessun altro, il suo ultimo libro sulla Contessa di Castiglione è il più bel libro scritto sulla Contessa, che soprattutto rispetto a tanta storiografia maschilista riabilita questa figura. Ma Gabriella si occupa da tanto tempo di letteratura, di psicanalisi, con una capacità di penetrazione e di scrittura elevatissima. Allora, la collaborazione dell'Accademia Cappellini con Gabriella Chioma è motivo di grande soddisfazione, di grande gioia. La scoperta di questo pittore, che lei conosceva, io non conoscevo, è stata una grande emozione, perché, dicevo, Curzio Vivarelli non è soltanto il grande intellettuale isolato, fuori da ogni schema, libero nel pensare, fuori da ogni ideologia che ingabbia, perché purtroppo si sa che la storia della pittura contemporanea è troppo spesso ingabbiata da ideologie e da precisi interessi, ma rappresenta la libertà in assoluto, una libertà anche se vogliamo anarchica, che rivendica nell'artista il senso più alto del nostro tempo. Solo l'artista riesce in qualche modo a darci delle linee per uscire dalla nostra crisi. E Vivarelli è uno di questi. Diceva Heidegger che solo la poesia ci può salvare. Heidegger lo diceva in un senso filosofico, che apriva le strade all'ermeneutica e che dava oggetto di interpretazioni a volte anche contrastanti. In Vivarelli la consapevolezza che la bellezza può essere la salvezza del nostro tempo è una consapevolezza piena, è una consapevolezza che lui ha espresso non soltanto nei suoi disegni, nei suoi quadri, ma anche nelle sue opere scritte. Ecco perché l'Accademia è felicissima di questo evento. Questo evento sarà venerdì prossimo, sì. Venerdì 26 alle ore 17, con una conferenza che sarà tenuta dal professor Benelli, e già questo è sufficiente per invitare e dire ai cittadini della Spezia che ha un senso partecipare a questo momento. Un altro motivo per partecipare con interesse a questa cosa lo chiediamo a lei. Ma molto semplice, perché i disegni sono molto belli, e poi Vivarelli ha fatto un omaggio particolare a Spezia facendo 25 disegni, ci sono in mostra 50 disegni, 25 sono già stati esposti a Berlino, e poi per la mostra di Spezia ha fatto 25 disegni dedicati proprio a, fatti proprio per la mostra di Spezia, dove ha anche ripreso, giusto, perché anche questo è colorato, Porto Venere, e poi ha ripreso anche altri punti della città disegnandoli e colorandoli. Quindi io penso che poi sarà per molti anche l'occasione di entrare in contatto con un pittore, cioè un artista, veramente, come ha detto il professor Benelli, di livello internazionale, perché ne certo. Parte... Ecco, signora Gabriella, un'altra curiosità. Abbiamo sentito dai nostri ospiti che lei è un'autrice anche di molti saggi. Ha qualche altra fatica in itinere? Sì, ce l'ha. No, l'ultimo che ho presentato alla Cappellini è un libro al quale io tengo molto. Parla di... No, dirò te, ho chiesto a te. Perché... io ho fatto un intitolato Il male necessario, l'ombra junghiana,
perché io conosco abbastanza bene la psicologia dello Jung, e allora ho fatto un rapporto fra la psicologia junghiana, la filosofia e la letteratura, e sono andata a indagare tutti i volumi nei quali, come per esempio nel Dottor Jekyll e Mr. Hyde, tanto per citarne uno, l'elemento dell'ombra junghiana, del concetto del male che è in noi, e, che però è necessario, perché come dice Jung, se non ci fosse l'ombra non si arriverebbe alla realizzazione del proprio sé. E quindi ho fatto questo libro, che non è un libro di lettura molto facile, però è stato trovato interessante. E beh, certo, un saggio altamente profondo. E adesso invece sto facendo una cosa molto frivola. No, per niente. Sto facendo un volume intitolato Il segreto dei fiori, dove io prendo un certo numero di fiori con il loro significato, diciamo, simbolico, per esempio la rosa che significa l'amore, l'edera che significa attaccamento, la fedeltà, e ho strutturato questo libro dove c'è come un alfabeto di fiori, ogni fiore ha la propria descrizione botanica molto breve. Poi dopo c'è l'interpretazione del significato che può avere il fiore, e infine io ho commentato ogni fiore con un haiku. Gli haiku sono brevi poesie giapponesi, perché io mi dedico da tempo anche a scrivere poesie con questa metrica di tipo giapponese, che sembra apparentemente semplice, ma in realtà è molto complessa. Insomma, scienza e arte, poesia in un unico libro. Bene, professor Benelli, a lei il compito di fare l'invito, insomma, a partecipare davvero a questo momento di venerdì prossimo. Grazie, grazie veramente a te, grazie a questa televisione. Io invito tutti i cittadini della Spezia, ma anche ai tanti, tanti amici dell'intera Lunigiana, a venire all'Accademia Cappellini venerdì prossimo, perché sarà l'occasione per incontrare un grande pittore e insieme fare una riflessione sulla pittura contemporanea. Grazie. Appuntamento venerdì alle 17, Accademia Cappellini. Grazie.